Vespri solenni e concerto di Natale, come da tradizione la cappella musicale del Duomo di Fano animerà alcuni momenti liturgici e si parte da domenica. Esatto, domenica alle 18.30 in cattedrale a Fano avremo prima la celebrazione solenne dei Vespri della terza domenica di Avvento e poi a seguire un concerto di brani di varia natura e di brani tradizionali. Il coro sarà al completo, quindi sia con la formazione degli adulti che con gli juvenes che con i pueri, quindi con i bambini di elementari e medie. Saremo diretti dal maestro Stefano Baldelli, all'organo ci sarà il maestro Alessandro Felicioli e come repertorio spazieremo su tante epoche diverse perché avremo un cantate domino di Monteverdi, avremo dei brani di Ripini che è stato un maestro di cappella proprio in cattedrale e di cui stiamo riscoprendo dei brani che verranno eseguiti per la prima volta dopo 200 anni. Avremo un Magnificat scritto dal maestro Baldelli, quindi varieremo su tante epoche, tante sonorità diverse. E non mancherà anche il Cantique de Jean Racine di Fauré, un altro brano classico molto suggestivo e natalizio, ovviamente poi canti tradizionali per fare gli auguri al pubblico presente. Quali saranno gli appuntamenti successivi? La cappella musicale animerà tutte le liturgie solenni in cattedrale, soprattutto quelle con la presenza del Vescovo, quindi avremo la notte di Natale il 24 dicembre, la messa del giorno di Natale alle 11 dove sarà presente anche l'orchestra di archi, fiati e organo e il 31 dicembre alle 18 con il canto del Te Deum, quindi l'inno di ringraziamento di fine anno, il 1 gennaio alle 11 con il canto del Veni Creator Spiritus per affidare il nuovo anno alla Madonna e poi concluderemo con il 6 gennaio alle 11 con la messa dell'Epifania.